Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è in nome di Beelzebul, capo di demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, che metterono alla prova, gli mandavano un segno dal cielo. E riconoscendo i loro pensieri, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni in nome di Beelzebul? Ma se io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, i vostri discepoli in nome di chi lo scacciano? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il titolo di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte venne armato fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce a chi il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si agirà per i luoghi aridi in cerca di riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova sfrazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, ed essi entrano e vi alloggiano, e le condizioni finali di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Benedicto mi esponga a Deus universi, cria de tui oraditate, atzipin, panem, gentibi, oferim scopum